Adesso dateci almeno un corpo su cui poter piangere. Questa è la drammatica richiesta avanzata dai familiari di Salvatore Legari, imprenditore edile di 54 anni originario di Brindisi, scomparso il 13 luglio scorso a Modena, città in cui risiedeva da 20 anni per motivi di lavoro. La famiglia dell'uomo è ormai convinta che qualcosa di grave sia accaduto a Salvatore. La tragica conferma è giunta recentemente con l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati. È un conoscente con cui Salvatore aveva avuto rapporti professionali. L'accusa ipotizzata è quella di sequestro di persona a scopo di estorsione. Ma in quale circostanza si sarebbe verificato il presunto sequestro? Salvatore Legari aveva recentemente lavorato alla ristrutturazione di una villetta di proprietà dell'indagato a Lesignana, nel Modenese. Il giorno della sua sparizione, secondo quanto riferito dalla compagna, l'imprenditore doveva ricevere il pagamento per i lavori eseguiti. Si trattava di una somma consistente, almeno 16.000 euro. È proprio questo importo che potrebbe essere il motore dietro il presunto sequestro. La scomparsa di Salvatore risale al pomeriggio del 13 luglio. La sua compagna lo aveva chiamato alle 16.19, ma non aveva ottenuto risposta. Nessuna reazione ai suoi messaggi su WhatsApp inviati alle 17.50 e alle 19.32. Crescendo l'inquietudine, ha tentato di richiamarlo alle 20.03, ma ancora senza successo. Da parte di Salvatore è partito solo un messaggio automatico, con scritto «Sto arrivando». Tuttavia di lui non si è avuta più notizia. Secondo quanto dichiarato dalla sorella Nunzia, l'uomo non era solito inviare messaggi. Quando non poteva rispondere immediatamente o si accorgeva di aver perso una chiamata, preferiva sempre richiamare al più presto piuttosto che scrivere. Ecco perché quel messaggio risulta insolito. Inoltre, il suo telefono è scomparso insieme a lui. L'analisi dei dati telefonici potrebbe però rivelare se quel giorno fosse presente o meno sul cantiere dell'indagato. Per ora ci sono importanti testimonianze a supporto della situazione. Un'amica con cui l'imprenditore era al telefono il giorno della scomparsa, verso le 16, ha confermato che Legari, in quel momento, si trovava effettivamente con l'indagato per discutere di alcuni conteggi relativi ai lavori in corso. Sembrerebbe anche che la mattina seguente, lo stesso indagato abbia raccontato ad amici di aver visto l'imprenditore il pomeriggio precedente e di averlo salutato verso le 18, lasciandolo nel cantiere. Tuttavia, quando interrogato dagli inquirenti, ha sostenuto di non aver visto Salvatore quel giorno. Un'altra testimonianza fondamentale proviene da Doru, il socio romeno coinvolto in alcuni lavori con Salvatore. Quest'uomo ha dichiarato che, quando l'ho sentito alle 14.15, mi ha detto «Sono andato da lui, faccio due conti, ci sentiamo dopo». Io ho finito di lavorare alle 17 e l'ho richiamato, ma lui non mi ha più risposto. Se avesse avuto la possibilità, Salvatore avrebbe sicuramente chiamato, come sempre faceva, ma questa volta non l'ha fatto. Come accennato, sussiste il sospetto che dietro la sparizione di Salvatore ci siano questioni di natura economica. Di recente l'uomo si era confidato con l'ex moglie, la quale successivamente ha riferito tutto alla sorella di Salvatore. E questo è quanto ha rivelato. Era andato dalla sua ex per chiederle di restituirgli subito i soldi che lui le aveva prestato, perché gli stavano chiedendo delle somme, sarebbero passati alle minacce e ne andava della sua vita. Salvatore è scomparso per questo motivo, a causa di debiti che aveva con qualcuno? Chi sono queste persone che sembrano averlo minacciato? Nicolas Legari, figlio di Salvatore, lavorava insieme al padre e ha spiegato. Papà è una persona intraprendente, in diverse occasioni ha aperto più cantieri contemporaneamente, riuscendo a gestirli sempre al meglio. Il giovane continua a fare appelli nella speranza che qualcuno possa riconoscere suo padre, ha ribadito. A questo punto credo che non sia stato un allontanamento volontario. Ora è necessario capire a che cosa sia dovuta la scomparsa e sperare che sia vivo. La speranza per la famiglia si sta affievolendo, come accennato. Per ottenere maggior chiarezza sulla situazione, i carabinieri della compagnia di Modena hanno effettuato una perquisizione presso l'abitazione dell'indagato,
avvenuta in presenza dell'uomo, della sua compagna e del padre. Durante la perquisizione sono stati sequestrati diversi oggetti che potrebbero risultare cruciali per le indagini. Tra questi tre tablet, un computer portatile e uno fisso. L'uomo ha inoltre consegnato spontaneamente due telefoni cellulari e un altro computer portatile. Tuttavia, questi ultimi oggetti sono stati giudicati non rilevanti ai fini investigativi e quindi restituiti. In precedenza, i carabinieri avevano effettuato degli scavi presso la villetta dell'indagato, ma senza risultati apparenti, almeno per il momento. Altri scavi sono stati eseguiti in zone frequentate da Salvatore, ma dell'uomo non c'era traccia. È stato recuperato solo il suo furgone, individuato 10 giorni dopo la sua scomparsa nelle vicinanze della diga del fiume Secchia a Sassuolo. Tuttavia, tra la diga e la residenza dell'indagato ci sono circa 25 km di distanza, un'ampia distanza da coprire. È quindi complesso al momento spiegare cosa possa essere accaduto in quel periodo e individuare gli spostamenti di Salvatore. La procura potrebbe richiedere ulteriori indagini tecniche per cercare di far luce sulla situazione. Nel frattempo, gli avvocati che rappresentano il figlio e una delle sorelle dell'imprenditore stanno considerando l'opzione di nominare periti per partecipare attivamente a eventuali nuove analisi investigative.